Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questo qui è il nostro appuntamento mensile con i prodotti finiti del mese di novembre e sempre in collaborazione con Roberta, alla quale mando un bacio grandissimo e come sempre da anni ormai qui sotto trovate i riferimenti per sbirciare sul suo canale e andare a vedere cosa ha terminato. Allora, questa è la bustina e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ho finito questo detergente intimo della Neutromed, della diciamo linea delicatezza. Mi è piaciuto molto, l'avevo pagato pochissimo, ragazze, tipo 80 centesimi, ma veramente una stupidaggine. E mi è piaciuto molto perché è veramente molto delicato. Io sono un po' sensibile in quelle zone e devo dire che questo mi è piaciuto veramente tanto. L'unica pecca, secondo me, è che, cioè, io preferisco per i detergenti intimi che abbiano tipo la pompetta, insomma, perché mi è più pratico. Però ragazze, per veramente 80 centesima va più che bene. Terminato poi questo scrub corpo dell'Avon. Questa qui era una linea che adesso non c'è più e per me è un peccato perché costava pochissimo, stava sempre intorno ai 2 euro in offerta e secondo me non era affatto male come scrub per il corpo. Della linea Sensis non era proprio fortissimo come scrub, ma comunque molto efficace. Terminate queste salviette, queste mi sembra che le avevo acquistate quest'estate per metterle nella borsa del mare, sai, per pulirsi quando magari applicavo l'olio oppure la crema protettiva solare. E oddio, come salviette struccanti le ho utilizzate forse una volta e non mi sono piaciute per niente, però come salviette insomma imbevute per pulirsi le mani andavano più che bene. Poi mi piaceva il fatto che abbiano questa apertura insomma di plastica che preserva la freschezza del prodotto. Ho inserito questa volta anche questo diciamo liquido per le lenti. Questo è il prodotto che utilizzo per pulire e conservare le lenti a contatto. Adesso ne ho acquistato un'altra marca, però questa ce l'avevo da qualche tempo e vabbè, un semplice liquido per le lenti, sinceramente mi sono trovata bene. Terminata anche questa maschera effetto sauna della Montagne Jeunesse, l'ho provata insieme al mio ragazzo e su Instagram e Facebook trovate la foto che abbiamo scattato quando ce l'avevamo insomma addosso. Sinceramente a me è una maschera che è piaciuta, è vero che fa questo effetto caldo sul viso ma è comunque sopportabile e devo dire che poi diciamo ho sentito la pelle molto, molto liscia, molto purificata, quindi sì, sicuramente la riacquisterò se la trovo insomma. Terminato anche il Parodontax, questo qui era nella versione Extra Flash, sì, che me l'avevano consigliata già qui qualcuna di voi tra i commenti. Io ho provato già il Parodontax classico e devo dire che l'effetto mi piace tantissimo perché è vero che aiuta tanto con il sanguinamento delle gengive, però ha un sapore non molto gradevole, ecco. Questo qui Extra Fresh, quindi con una presenza diciamo mentolata, è sicuramente più gradevole rispetto al classico, però. Allora, diciamo che io continuerò ad acquistare magari a periodi il Parodontax perché vedo veramente l'efficacia per quanto riguarda il mio problema di sanguinamento, però io non mi sento la bocca pulita e fresca, insomma, quando utilizzo questa marca di dentifricio, quindi lo prenderò da utilizzare in alcuni periodi e poi, insomma, andrò sui, non so, sui Mentadent o sui classici dentifrici mentolati. Terminate anche queste salviette del Conad, queste sono struccanti e sapete che sono le salviette che io utilizzo per struccarmi la sera quando magari torno tardi o sono particolarmente pigra e stanca. E mi trovo bene, sinceramente sono delle buone salviette, 25 pezzi e non ricordo però il prezzo, 1 euro e qualcosa, 1,50 euro forse. E le continuo ad acquistare anche perché il Conad è il supermercato dove facciamo spesa per casa, quindi mi rimangono pratiche perché ce l'ho sempre a portata di mano, ecco. Ho terminato poi anche questo campioncino di questo gel per il viso purificante della Bioherth. La Bioherth ha fatto uscire questa nuova linea al tea tree, quindi adatto per pelli impure o grasse. E quindi io l'ho voluto insomma provare, nel senso che me l'ha gentilmente omaggiato Alessia della bioprofumeria Effetto Bio. Allora, io ci ho fatto con questo campioncino travasato in un pottino all'incirca una settimana di applicazione come crema da giorno. Allora, sicuramente è una crema che si asciuga molto velocemente, per quanto riguarda la cura, nel senso l'effetto del tea tree, una settimana è un po' troppo poca per verificare insomma l'efficacia del prodotto, però l'unica cosa che non mi è particolarmente piaciuta è il fatto che
si asciugasse veramente molto velocemente, però mi portava un po' a tirare la pelle, è per questo che insomma non ho deciso di acquistarla, ma ho acquistato la crema di Natura Equa, sempre purificante. Terminato questo profumino dell'Avon, è uno dei più famosi profumi del brand Avon ed è il Faraway. Questo qui nella confezione da 30 ml, io li trovo sempre in offerta sui 6-7 euro in catalogo e quindi mi piace ogni tanto riprenderli. Una buonissima profumazione, persiste tanto su di me ed è uno dei parfum. Sinceramente i profumi dell'Avon ve li consiglio perché hanno sempre dei prezzi competitivi e una buona durata, soprattutto se prendete l'eau de parfum. Ho terminato poi un idrolato per il viso che sapete io utilizzo come tonico. Allora, l'idrolato in questione è questo qui della Mater Natura alla salvia. Questo qui ha un costo di circa 9 euro, a me è durato veramente tantissimo, ragazzi, sicuramente più di 3 mesi. Allora, la scadenza di pago è di 12, quindi insomma avete tempo per sfruttarlo. Vedete del liquido all'interno perché ci ho travasato questo qui della saponaria che non ha lo spruzzino e quindi ho riutilizzato questa confezione che però insomma ho finito. Mi piace, mi è piaciuto il prodotto e soprattutto mi piace il vaporizzatore perché è un getto veramente molto, molto vaporizzato, ecco, non è proprio uno schizzo forte in faccia, ma è veramente molto vaporizzato, quindi devo dire che mi è piaciuta. È pur vero, ragazzi, che io mi trovo benissimo anche con questo qui, che è della saponaria e che hanno un prezzo naturalmente differente, cioè questo costa 3 euro, 3,50 euro, quello della Mater Natura, vi ripeto, 9 euro. Quindi sinceramente, allora, se voi volete provare il Mater Natura perché, non so, vi incuriosisce la marca, insomma una volta si possono anche spendere 10 euro. Io che li ho provati entrambi, penso che continuerò ad acquistare questo della saponaria perché mi trovo comunque molto bene e costa un terzo. Terminato poi, ragazzi, un votivo della Yankee Candle ed è questo qui che è Angel Wings. Ragazzi, io mi sono letteralmente innamorata lo scorso anno, lo scorso inverno, di questa profumazione. Ne sono veramente dipendente, mi piace tantissimo. È una profumazione molto delicata, qualcuno dice che neanche la sente. A me sinceramente profuma tutta la stanza. Io ho terminato già una jar piccola di questa fragranza e questo qui era un votivo. Adesso per Natale ho chiesto una jar un po' più grande, magari quella media, e poi se andranno magari in sconto, essendo una linea che esce solamente per Natale, magari con i saldi mi prendo qualche scorta, perché veramente, ragazze, ne sono di... Sono diventata dipendente da questa profumazione, mi piace tantissimo. Per quanto riguarda il make-up, devo buttare purtroppo due Sol Color di Astra, che sono queste due colorazioni, ragazze. Io li ho sfruttati abbastanza, li utilizzavo soprattutto il marrone e questo qui verde per creare una riga di eyeliner. Il marrone mi sa che l'ho anche finito. Non mi ricordo, comunque, purtroppo si sono solidificati, quindi non è proprio più possibile stenderli, neanche prelevarli, e quindi li devo gettare. Erano il numero 09 e il 12. Termino poi con un prodottino di MAC, ragazze, ed è il Fluid Line Brow Gel Cream, cioè il prodotto per le sopracciglia. Allora, questo qui è un prodotto che io ho veramente amato. L'ho preso in tonalità Dirty Blonde ed è perfetto per la mia, insomma, colorazione anche di capelli. L'ho completamente terminato, come potete vedere. Adesso lo metterò da parte per fare un futuro back to MAC. Mi piace tanto, ha un costo di 20 euro, ragazze, ma a me è durato veramente tantissimo, ma forse un anno e mezzo, due, veramente tanto, quindi è vero che magari lì per lì la spesa è molto alta, ma sicuramente insomma ve l'ho ammortizzata in tantissimi mesi di utilizzo. È un prodotto che sicuramente riacquisterò. Al momento sto però utilizzando un ombretto della Naked Basic per sistemare le sopracciglia, perché così è anche un modo per innanzitutto insomma evitare l'acquisto in questo momento e sfruttare soprattutto l'ombretto che comunque era già bucato. Quindi un ottimo prodotto che riacquisterò sicuramente, che straconsiglio. Magari se avete uno stormac nella vostra città, fatevelo applicare insomma dalle makeup artist, perché è veramente, cioè, a me piace tantissimo l'effetto che da questo prodotto, è sicuramente un effetto abbastanza definito e non proprio naturale, anche se insomma anche voi l'avete visto nei miei vari video, non è poi così artificiale, ecco.
E quindi nulla ragazze, questi sono stati tutti i prodotti che ho terminato questo mese. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per le piccole recensioni. Fatemi sapere se abbiamo dei prodotti finiti in comune oppure che state comunque continuando ad utilizzare. Io mando un bacione grandissimo a voi e a Roberta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!